Buonasera, buona cena. Ultimo video di oggi, così non riceverete più notifiche per chi ha il campanellino del mio canale. Parliamo in questo ultimo video del film Deadpool che io ho visto finalmente per intero ieri, dopo che comunque ne avevo visto un bello spezzone in televisione. Film del 2016 diretto da Tim Milner, ovviamente basato sul personaggio omonimo dei fumetti Marvel Comics, è l'ottava pellicola di film sugli X-Men ed interpretata da Ryan Reynolds, Ed Skrein, Morena Baccarin, Andre Tricotex, Brianna Hildebrand, D.J. Miller, Gina Carano e Lesile Uggans. 108 minuti di durata, genere, azione, commedia, thriller, avventura, fantascienza. Ovviamente soggetto basato su fumetto, poi anche, diciamo, ci sono, sapete, la Marvel, cast, ovviamente produttrici sia di fumetti, ovviamente anche di film, la 20th Century Fox, Marvel Entertainment, TSG Entertainment, The Donner's Company, musiche di Junkie XL, facciamo alcuni interpreti: Ryan Reynolds, Wade Wilson, ovvero Deadpool, Ed Skrein, Francis Freeman, che poi praticamente, diciamo, cosa c'è di questo film? Di questo film c'è che lui, appunto, Wade Wilson, che sapete, è uno degli eroi della Marvel, viene un po' usurpato da questo Francis, interpretato, abbiamo detto, da Ed Skrein in questo film, che, cioè, in pratica, prima che ci fosse, veniva iniettato comunque una sorta di veleno all'interno del corpo di Wade Wilson, lo stesso Wade era lì che aveva intrapreso una storia sentimentale, una storia d'amore con, allora vediamo, con Vanessa Carlisle, Morena Baccarin, però alla fine poi il loro, di nuovo, sentimento, il loro amore nasce ovviamente dal percorso che viene fatto all'interno di questo film di Wade Wilson, che poi, una volta che attraverso un mezzo particolare, che ora non vi so dire come si chiama, ma cioè lui geneticamente anche viene modificato, quindi chi ha visto il film sa che quando c'è la trasformazione nel film poi ci sono anche battute un po' abbastanza, capito? È un film anche un po' particolare. E quindi, avendo lui stesso Wade paura di non essere accettato da Vanessa, però il culmine del film arriva poi, come alla fine ogni storia, nell'ultimo segmento della pellicola, dove Francis e la sua assistente tentano di far male e soprattutto di far parlare colei che era e poi sarà, non so se lo è anche nel Deadpool 2 che vedrò appena posso, ma proprio in quel momento che Francis, la sua assistente, la stava un po' torturando a Vanessa. Ad un certo punto, diciamo che Wade riesce a trovare Francis, poi ovviamente finisce tutto a favore di Wade, e poi ovviamente quando si scopre il volto con
Purtroppo il volto è in rovina per quello che le ha combinato Francis, ma lei Vanessa lo accetta comunque. Da quando ho letto qualcosina su internet, Deadpool 3, la terza pellicola, quindi credo a questo punto, quindi parleremo l'anno prossimo, nel 2021, di trilogia. Non so se già era in programma nel 2020, ma sappiamo tutti varie pellicole sono state bloccate quest'anno per il Covid, il cinema che se cinema, teatro si sono fermati quindi non lo so se tutto questo fatto Covid non era successo, se Deadpool 3 doveva uscire quest'anno, può darsi, ma comunque uscirà nel 2021. Quindi grazie a voi tutti, per oggi non credo di fare altri video anche perché questa sera mi godo la serata sì, su Dragon Ball Super e City Hunter su Italia 2 e domani inoltre c'è lo speciale, uno speciale di credo. Vedendo sulla guida di Google sul cellulare una mezz'oretta abbondante domani sera dalle 21:10 alle 21:50. Quindi questo è stato il mio pensiero un po' su Deadpool 1, ricordiamo pellicola uscita nel 2016, scusate, io mi ero confuso, 2018, volevo di 2016. Grazie a tutti, ci vediamo domani, alla prossima, hasta la vista, ciao amigos!